I muscoli di Ercole sono un eterno cavallo di battaglia per Hollywood. Torniamo nella Grecia dei miti, delle leggende, degli eroi. La regina Alcmene cede alle avances di Zeus per avere un figlio in grado di sovvertire il regime tirannico del re Amfitrion, suo marito, e riportare così la pace in una terra ormai vessata dalle guerre. La pellicola è firmata da Rennie Harlin con Kellan Lutz nel ruolo del forzuto eroe greco. My mother once gave this as a parting gift to my father. I want you to have it. Quando ho percepito la storia di Ercole, ho capito che lui era come me, mi ha appassionato questa figura. Ovviamente ho già letto l'Iliade, l'Odissea e moltissimi altri libri sul tema. Sono ferrato in materia. Sono cose affascinanti. Così incontrare il regista e sedersi con lui mi ha infiammato. Deve aver visto la passione nei miei occhi. Ci siamo trovati sulla stessa lunghezza d'onda. Abbiamo lavorato insieme ed è stato entusiasmante cavalcare questo progetto e condividere questa passione. Ercole, principe semidio, non ha però alcuna conoscenza dei suoi natali divini e di quello che sarà il suo destino. Il suo unico desiderio è avere l'amore della bellissima Ebe, principessa di Creta, che è stata promessa in sposa dal re tiranno al figlio maggiore, fratello dell'eroe. Non c'era molto tempo per mettersi in forma prima dell'inizio delle riprese. Non era come dire, in 3 mesi mi faccio i muscoli e prendo peso. Non c'è stato tempo per fare grandi prove. Faccio sport, questo è il mio stile di vita. Il regista doveva soltanto mettere a punto qualcosa del mio fisico. Mi sono messo a dieta, cosa che mi ha pompato con un notevole apporto proteinico. Good foods for your body. Una volta venuto a conoscenza della grandiosità del suo destino, il giovane semidio sarà posto di fronte a una scelta: fuggire col suo vero amore o realizzare il destino e diventare il più grande eroe di tutti i tempi. Il film approda in Italia il 30 gennaio.